Ciao Siena del Leone, vediamo che cosa accadrà nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Se sentite che io parlo della persona con cui voi avete a che fare, prendete ciò che risuona perché io vedo le energie. Vediamo che cosa accadrà al segno del Leone dal 27 aprile al 3 maggio 2020. Questo è per il segno del Leone. Dal 27 aprile al 3 maggio 2020. Cosa accadrà al segno del Leone? Scelta? Fondo del mazzo c'è la carta della regina di denari. La regina di denari rappresenta una persona che è stabile, ha una buona carriera, molto orientata sul lavoro, molto concentrata sugli aspetti pratici e materiali. È una persona che è molto indipendente, è matura, ama la natura. E potrebbe rappresentare un segno di terra, Capricorno, Vergine o Toro, ma potrebbe anche essere benissimo la vostra energia. Quindi o si tratta di voi o si tratta della persona con cui voi avete a che fare. Se si tratta di voi vuol dire che dal punto di vista economico o comunque materiale avete una buona stabilità. Però quello che vedo come energia generale è che questa settimana voi potreste essere molto dentro la vostra testa. E non solo lo vedo con la carta dell'8 di spade, ma lo vedo anche con la carta del 9 di spade. Ci potrebbero essere dei pensieri ossessivi, ci potrebbero essere delle ansie, delle paure o delle preoccupazioni. Alcuni di voi si sentiranno letteralmente bloccati, come se foste in trappola e non poteste fare determinate cose. Per alcuni si può trattare dell'isolamento, per cui non possono uscire, per altri si può trattare semplicemente di situazioni a livello mentale in cui voi vi sentite bloccati. Come energia del presente c'è la carta del 2 di bastoni, questo ha a che fare con delle scelte. L'ansia che vi viene, secondo me, è derivata dal fatto che voi dovete prendere una decisione e non sapete esattamente che cosa fare. Però quello che vedo è che alcuni di voi decideranno durante questa settimana di mettere alle proprie spalle un qualcosa. Si può trattare di una persona, in alcuni casi, quindi di un rapporto, oppure si può trattare di una determinata situazione, perché la vostra attenzione si concentra sulla carta del mondo, che è la carta della chiusura per eccellenza, per cui ci potrebbe essere una situazione che si chiude. Equivale un pochettino alla carta della morte, ma in maniera un pochettino diversa, perché il mondo rappresenta la chiusura di un ciclo. Voi volete lasciarvi un ciclo alle spalle, lo volete chiudere un capitolo. Però questa scelta per voi potrebbe essere pesante. Per alcuni si può trattare di una relazione, per altri si può trattare di un'abitudine, di cui siete stati schiavi. Per altri si può trattare di un progetto, di un'attività, insomma dipende molto dai vostri casi individuali. Però quello che vedo è che questa scelta vi potrebbe mettere ansia. Alla base della lettura c'è la carta dell'8 di bastoni che ha a che fare con la comunicazione. Voi potreste comunicare le vostre scelte oppure le vostre scelte saranno legate a delle comunicazioni che voi riceverete. Come energia del recente passato c'è la carta della 6 di spade che sta ad indicare che voi siete andati verso acque più tranquille, avete cercato di allontanarvi dai problemi, allontanarvi dai conflitti, avete cercato di preferire uno stato d'animo più pacifico per evitare di essere in questa situazione di ansia e di preoccupazione, però quello che vedo è che nonostante voi vi siate allontanati da qualcuno o da qualcosa, quest'ansia ancora ve la siete portata appresso. Quindi c'è un qualcosa che deve essere chiuso. Per alcuni si può trattare anche di pensieri ossessivi, semplicemente dovete cercare di lasciare alle spalle perché questo potrebbe avere a che fare con un ciclo karmico che ancora si ripresenta. La carta dell'imperatrice come carta del futuro sta ad indicare che voi darete nascita ad un nuovo inizio. E è una carta molto positiva perché sta ad indicare l'abbondanza, sta ad indicare anche la crescita, lo sviluppo, il progresso, quindi ci sono delle situazioni molto positive in avanti, però
però dovete cercare di combattere, di contrastare quest'ansia che voi avrete durante questa settimana. Come carta dell'approccio c'è la carta dell'otto di coppe, questa è un'ulteriore conferma che vi potreste allontanare da qualcuno o da qualcosa perché c'è una situazione che fa più male che bene e voi decidete di volgere le spalle. Se non si tratta di un allontanamento fisico, si può trattare di un allontanamento a livello psicologico, a livello emotivo anche. Cioè cercherete di prendere delle serie misure nei confronti di qualcuno oppure di qualcosa perché vi fa troppo male una determinata situazione. E anche se non vi dovesse far male, quello che vedo è che comunque vi ha portato troppo stress. Quindi decidete di lasciarlo alle spalle. Come carta dei fattori esterni c'è quella del Re di Coppe. Questo ha a che fare con l'amore, con una persona che è innamorata, una persona che ha dei sentimenti, ma si può trattare anche semplicemente di una persona che ha un segno d'acqua, cancro, pesci oppure scorpione. Potrebbe essere una persona che è molto innamorata di voi e voi non lo sapete. Allora, come energia delle paure o delle speranze c'è la carta del 5 di spade. Questo ha a che fare con dei conflitti. Questi conflitti potrebbero essere con un'altra persona o con altre persone, ma potrebbero essere benissimo dentro la vostra testa. Ci sono delle situazioni conflittuali che voi volete superare e che voi volete anche risolvere. Quindi se ci sono dei conflitti con altre persone, voi sperate che questi si risolvano o che non ci siano più. Se invece si tratta di conflitti mentali, sta ad indicare che voi li volete superare. Potrebbe anche indicare che voi abbiate paura di essere in una situazione conflittuale. Come energia del risultato c'è la carta del Cavaliere di Spade. Questo sta ad indicare che riuscirete a prendere una decisione, riuscirete a vedere le cose in maniera chiara, ci sarà chiarezza, ci sarà una comunicazione diretta e ci potrebbe essere anche una notizia inaspettata che vi arriverà o una comunicazione inaspettata. Chiariamo la carta del mondo. Che cos'è che i leoni dovrebbero chiudere in teoria? Perché c'è la carta del mondo? C'è la carta del folle, del mago, della temperanza e la carta della regina di spade. Abbiamo tre arcani maggiori, più il mondo che è un altro arcano maggiore. Cioè qui si tratta di grosse cose allora. La carta della regina di spade sta ad indicare che voi avrete le idee chiare, ma potrebbe anche indicare che voi deciderete di tagliare fuori qualcuno oppure qualcosa. E sarete molto determinati in questo. La carta del folle sta ad indicare che voi vi assumerete il rischio di andare verso un nuovo inizio e di fare il salto della fede. Non sapete quali saranno poi le conseguenze, che cos'è che accadrà, però lo farete, volete manifestare un nuovo inizio. La carta della temperanza sta ad indicare che si tratta di una decisione che potrebbe aver richiesto del tempo. Potrebbe anche indicare che questo serve a voi per ritrovare un equilibrio, laddove magari c'era una situazione che era completamente squilibrata. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno del leone. Allora. Forno del mazzo, perdonare ti libererà. Dovete perdonare qualcuno, evidentemente, perché vi fa male mantenere questo rimorso nei confronti di una persona. Allontanati da chi non riconosce il tuo valore, per cui vi allontanerete da qualcuno. Non necessariamente si deve trattare di una relazione amorosa, si può trattare benissimo di un'altra persona che vi potrebbe far arrabbiare questa settimana e deciderete di allontanarvi. Dovete fare una scelta e vi dovete liberare dai pensieri limitanti che sono rappresentati dalla carta dell'otto di spade. Comunque, i segni che vedo coinvolti in questa lettura, oltre al segno del leone, sono tutti i segni d'aria, acquario, gemelli e bilancia, tutti i segni d'acqua, cancro, pesci e scorpione. Come segni di fuoco vedo anche il segno del Sagittario, il segno dell'Ariete e poi come segni di terra vedo quello del Toro e del Capricorno. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!